pochi anni della mia vita a quella umanità che si alzava prima di giorno e tornava, che era già sera, che andava da buio a buio. E quella che Pavese in una sua poesia dice: il sole si levava che il giorno era vecchio per loro. Era già iniziato da un pezzo. Ecco, stamattina mi sono ricordato dell'autobus del primo turno in fabbrica alla Fiat a Torino, che il turno cominciava alle 6, dunque si pigliava l'autobus alle 5 e si prendeva al capolinea, io lo prendevo al capolinea fino all'altro capolinea, dunque c'era modo per sedersi, per stare lì un po', aspettando anche che partisse. C'erano i miei compagni di lavoro che cercavano di salvare quel tempo perduto, quel tempo non pagato, quel tempo perso del trasporto, riacciuffando quel pezzetto di sonno che avevano spezzato a casa. Io non potevo fare così, non riuscivo a riaddormentarmi e mi portavo dietro un libro. Ho letto bei libri in quell'andirivieni, dalla fabbrica al primo turno, al ritorno. Avevo l'impressione che quelli mi custodissero meglio il tempo, insomma, mi facessero diventare più capace di sostenere la giornata. Forse era così, però è possibile che io me la sia cavata meglio, insomma, di quei miei compagni che non avevano altro che quella forza lavoro da vendere, insomma, mentre io mi conservavo un pezzetto di tempo per me, in cui non lo davo per perso, insomma, quel passaggio a vuoto dentro gli autobus. Ma oggi so che facevamo la stessa cosa là dentro quell'autobus. Io dietro le pagine di un libro e loro dietro le loro palpebre, cercavamo di non guardarci in faccia, perché le nostre facce a quell'ora e in quelle ore, nell'andata e del ritorno, non erano presentabili. Facevamo la stessa cosa, ci difendevamo l'uno con l'altro e ci proteggevamo le facce. Oggi che non faccio più quel mestiere, mi sento un po' più povero, non ho più quella compagnia intorno, quella compagnia di persone alle quali non ho mai rivolto la parola, alle quali non ci si rivolgeva la parola, quella compagnia però alla quale ho, per un tempo lungo della mia vita, ho appartenuto, ho avuto l'onore e la possibilità di appartenere. Thank you.
permetto di darti del tu perché abbiamo la stessa età. Certo. Vedo che il tuo impegno politico e anche il tuo rigore di vita, i tuoi lavori e anche il tuo studio dei testi sacri fanno parte di uno stesso denominatore comune. E vorrei chiederti se anche la montagna è legata a questo. No, no, la montagna è una villeggiatura, è un modo per togliersi, più che per mettersi da qualche parte, per togliersi da dove si sta. Te ne vai in un posto che era così prima che la nostra specie apparisse sul pianeta e sarà così anche dopo. È un posto dove si può immaginare, vedere attraverso un buco della serratura un mondo senza di noi. In questo senso è una perfetta villeggiatura, insomma, come scrollarsi di dosso tutta l'umanità per il momento del viaggio, insomma, per il momento che si sale. Però, insomma, non esagererei con l'impegno politico. Io sono stato uno che non sono un impegnato, sono uno che ha preso qualche impegno, ma l'ha preso perché semplicemente non se ne poteva fare a meno. Mi sono trovato da giovane in mezzo a una generazione di insorti e non potevo che obbedire a quella chiamata, così come mi sono trovato a partecipare di convogli di aiuti durante la guerra di Jugoslavia, semplicemente perché quegli aiuti c'erano e quella guerra c'era. Certo. E dunque ho preso qualche impegno, ma insomma non sono una persona a trazione integrale, insomma ogni tanto mi salta sulla groppa qualche impegno e io me lo porto sulle spalle. E che consiglio daresti ai giovani di oggi per fare qualcosa di buono? Ma guarda, io non ho figli, dunque non mi posso permettere di dare consigli di genitore. Sono uno fuori dall'albero di trasmissione della specie. Insomma, una buona esperienza è quella di fare qualcosa gratis. Questa è una buona esperienza. Alla fine si riesce a fare molto più volentieri qualcosa di gratis che qualcosa per guadagnarci su. E allora l'esperienza del gratuito è una bella esperienza. Ti ringrazio molto Harry e tanti auguri e grazie per quello grazie che ci hai dato. Grazie, davvero. Ciao.